Alleluia. Dio è spirito. Dio è spirito. E bisogna adorarlo nello spirito. Dio è spirito e va adorato nello spirito. E Dio è alla ricerca dei veri adoratori. I veri adoratori che adorano Dio in spirito e verità. I veri adoratori adorano Dio nello spirito e nella verità. Lode Gesù Cristo. Dice, cosa facciamo? Perché glorifichiamo. Salmo 100. Entrate nei cortili cantando, lodando, mandando gridi di gioia. Amen. Alleluia. Alleluia. Non dice pensieri di gioia, mutismo di gioia. Dice mandate grida di gioia. Se col cuore credi e con la bocca lo confessi, ottieni giustizia. E la lode, sai che cos'è la lode? Labbra, tu c'hai le labbra, fammi vedere. C'hai le labbra? Chi ha le labbra qua? Labbra che confessano il tuo nome. Il nome di Gesù Cristo. Io non adorerò nessun altro se non il nome di Gesù Cristo. Quindi non pensiate che noi adoriamo chissà, noi adoriamo solo, esclusivamente un solo Dio. Amen. E il suo nome è Gesù Cristo. Amen. E in lui c'è la natura del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Dio è spirito. Ed egli è alla ricerca dei veri adoratori. Ci sono veri adoratori? Perché se lui dice i veri, ci saranno pure i falsi. Chi sono i falsi? Io mi sono fatto un'idea. I furbi. Quelli che si insinuano e che non adorano. Io non adoro. Non confesso il nome di Gesù Cristo. Ecco, in mezzo a noi non c'è spazio per chi non adora il Signore. Perché questo è un incontro per i veri adoratori. Per coloro che vogliono adorare Dio in spirito e verità. Dio in spirito e verità. Ah, gloria a Gesù Cristo. Entrare come regalo alla benedizione di Dio è qualcosa di grande. Noi siamo figli di un padre che era un secondogenito che cercò la benedizione di Dio, la primogenitura, più di ogni altra cosa. Chi è questo? Giacobbe, ovvero Israele. Noi siamo l'Israele spirituale. E quindi è nella nostra discendenza colui che ha cercato la benedizione. Se tu cerchi la benedizione, vuol dire che anche tu sei un figlio dell'Israele spirituale. Io cerco la benedizione. Io la ricerco sempre, voglio stare nella benedizione di Dio. Voglio che il Signore possa dire sempre il bene di me. Significa la benedizione che Dio dica sempre il bene. E non solo questo. Io desidero, no? L'ho detto, ho predicato questa mattina. Stamattina ho predicato a Bagnare. L'ho detto questa mattina, ci sono dei livelli e noi dobbiamo sempre guardare il livello maggiore. Quando io fui chiamato, sapete quando fui chiamato anziano, che giorno era? Ve lo dico io, il 15 agosto.
Il pastore poi mi chiamò per telefono e io poi lavoravo e mi disse: Tony, questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza. Ricordati sempre, noi dobbiamo crescere di valore in valore, di fede in fede, di spirito in spirito. Lode Gesù Cristo. Non c'è un limite. La crescita nello spirito non c'è un limite. Il limite è la dimensione di Cristo. Lode Gesù Cristo. E quindi noi, la Chiesa, dopo che abbiamo accettato Gesù nella nostra vita, diventiamo credenti, no? Da non credenti a credenti. Qualcuno dice: ma io credevo, pastore. Va bene, comunque, viene sancito che sei un credente. E quindi un credente chi è? È uno che crede che Gesù Cristo è il Signore, è uno che crede, per esempio, nei 10 comandamenti, che crede nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. E quindi si parte da una base, da un livello. Da questo livello poi bisogna giungere a una maturità, che è il discepolato. Cioè, e questo si giunge quando scatta dentro di noi il desiderio di voler assomigliare al Padre. Che c'è una fase, no, che uno è come un piccolo bambino che ancora... E i piccoli bambini, purtroppo, ricordatevi una cosa, questo lo dico, non distinguono il bene dal male. Perché gli dobbiamo andare appresso ai piccolini? Vedi, ti scappano, eh? Non distinguono. E quindi i genitori fanno le veci di indirizzo. Giusto? E quindi un piccolo fanciullo, un neonato spirituale, va condotto, va curato, giusto? Va curato al punto tale che deve iniziare a scegliere di volere essere un discepolo, da credente a discepolo. Ma il discepolo non è un punto d'arrivo. Essere un discepolo è un punto di partenza. Sempre. Vedi, dovunque arrivi poi è sempre un punto di partenza per un livello superiore. Lode Gesù Cristo. Purtroppo nelle chiese ci sono molti, molti credenti che credono che Gesù Cristo è il Signore. Però vi do anche un'altra notizia. Tu sai che nel mondo spirituale anche i demoni credono che Gesù Cristo è il Signore? Credono che lo Spirito Santo è lo Spirito di Dio? Ci credono. Sai che credono che i comandamenti sono da Dio? Lo sanno. Pure loro lo sanno. Pure Satana lo sa che Gesù Cristo è il Signore, ma non è il suo Dio. Quindi la fase di essere un credente non è un punto di arrivo, è un punto che se non scatta il desiderio della fase successiva di diventare discepoli, il rischio è di essere preda di questo mondo spirituale che si confonde tra i credenti. Capite? Io vi dico questo per darvi una coscienza e avere una coscienza cristiana, una coscienza di quello che è il mondo spirituale, che non solo coloro che credono, che hanno accettato Gesù nella loro vita e credono che Gesù Cristo è il Signore,
è solo esclusiva parte di una parte della cristianità. Lo credono pure i demoni, lo crede pure il diavolo. E quindi che dice il Signore? Bisogna stare attento, perché dice: di notte viene il nemico e semina la zizzania in mezzo al campo, e per una certa fase non si distingue la zizzania dal grano. Vi ricordate questa parabola? C'è una certa fase della nostra vita spirituale che non si distingue zizzania e grano. Perché non si distingue? Per questo motivo. Perché pure i figli del diavolo credono che Gesù Cristo è il Signore, ma non è il loro Dio. Se ne guardano bene. E a volte non è neanche il Dio dei credenti. Io ora sto dicendo una cosa affinché cercate di capirmi. Quando ancora non è stato eletto il Signore della propria vita, questo voglio dire. Quindi se un credente non elegge il Signore come padrone, Dio della propria vita, è invischiato con la zizzania. Lode Gesù Cristo. Se il Signore non diventa padrone, Signore, Dio della propria vita, c'è il rischio di fare parte e essere immischiati insieme alla zizzania. Lode Gesù Cristo. Io credo che ognuno di noi, la Chiesa, deve avere il desiderio, la passione, il desiderio di conoscere Cristo ogni giorno di più, di avere una conoscenza di Dio. Significa conoscere Dio, significa avere un rapporto con Dio personale. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo crescere a tal punto da desiderare che il Signore ci possa parlare, che noi possiamo ricevere rivelazione, che possiamo ricevere la sua guida nella nostra vita, che è possibile. È possibile per chi crede. Lode Gesù Cristo. E per giungere a questo c'è bisogno che ci sia il desiderio, la passione, il volere. Lode Gesù Cristo. Il desiderio, avere fame delle cose di Dio, interesse delle cose di Dio. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Chiudiamo i nostri occhi. Alleluia, alleluia. Signore, ti voglio pregare, Signore. Ti voglio pregare, Signore, che questo desiderio sia sparso, possa nascere nei cuori, Signore, di coloro che sono qua questa sera, che stanno ascoltando, di quelli che stanno ascoltando via internet. Io ti prego, Signore, che questo desiderio di te, Signore, si possa accendere, si possa desiderare di conoscere ancora di più in profondità, Signore. Il rapporto con te, Signore, io ti prego, rivelati a loro, Signore, rivelati a me, Padre. Ancora di più, Signore, rivelati a ognuno di noi, Signore. Rivelaci la tua volontà, Signore. Signore, noi vogliamo ricevere la rivelazione, la tua rivelazione, nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù Cristo. Signore, spandi i tuoi doni nel tuo corpo, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Accomodati.
Alleluia. Mentre ora ho parlato, ho sentito proprio che il Signore vuole espandere il dono di servizio. Il servizio è un dono di Dio. È un dono. Chi desidera servire vuol dire che ha ricevuto un dono da parte di Dio. Non viene dalla propria carne, non viene dalla propria volontà umana, naturale. Il volere servire, il dono del servizio, è un dono che viene dall'alto. Quando lo mette è forte. Quando lo mette è più forte di ogni circostanza, è più forte di tutto ciò che... E io, se tu vuoi, chiudi gli occhi, per chi lo desidera, in maniera, in verità, chi lo desidera. Signore, non voglio neanche vedere chi alza la mano. Signore, benedici. Padre, espandi il tuo dono, questo dono di servizio che tu vuoi dare a tutti coloro che lo desiderano, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Abbassate la mano. Poi ci sarà qualcuno che dovrà testimoniare di questo, che ha ricevuto da Dio. Poi, dopo, non ora, stasera, ma nei giorni a seguire, nel tempo a seguire. Il servizio, a volte io mi chiedo, perché? Per me è un fatto naturale e per altri non è un fatto naturale. È un dono di Dio. Alcuni non ce l'hanno, non sanno neanche di che cosa è, di che stiamo parlando. Lode Gesù Cristo. Se qualcuno si vuole accomodare, vi potete accomodare. Fine. I giovani, che chi vuole restare? Deborah, tu vuoi restare? Tu vuoi sedere? Dai. Vabbè, senza, voglio dire, se ce la fate. Lode Gesù. Faremo una predica cantata. Predica e canto. Volevo leggere capitolo 26, versetto 36 di Matteo. Allora Gesù e i discepoli. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato, ovvero pregato. Questa è una traduzione, poi dobbiamo trovare una traduzione, l'ho detto l'altro culto, ve la salvate. Questa è una traduzione, questa è del 27, fra poco 100 anni. Però a me piace. E presi con sé Pietro e i due figliuoli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Stiamo parlando di Gesù. Era angosciato, era contristato. Perché? Era la sera prima di ciò che doveva avvenire dopo, il giorno dopo. Doveva essere crocefisso. La sera prima era angosciato, contristato, e andò con i suoi discepoli, con alcuni suoi discepoli. Vedi, la comunione fraterna a volte non si comprende, e quando non si comprende, no? Io dico questo per la comunione. Gesù aveva comunione. Aveva una comunione con i dodici, aveva una comunione con i 5.000,
aveva una comunione con i 500, aveva una comunione con i 12, con i 3. Aveva un livello di comunione certo. Fra i discepoli sorse pure la disquisizione, dice, di chi è il più grande. Dice, chi è il più grande in mezzo a noi? Sorse pure. Pure loro erano come noi. È normale. Dice, ma chi è il più grande in mezzo a noi? Se Gesù dovrà andare via, chi è che prenderà il posto di Gesù? Era un pensiero che toccava pure i nostri fratelli discepoli apostoli. E quindi la scrittura ci dà degli insegnamenti anche sulla comunione, sui livelli di comunione. Non deve venire la gelosia. La sana gelosia è: voglio crescere nel rapporto con Dio, nel rapporto col ministerio, nel rapporto ministeriale, perché è un fatto della comunione, dello spirito, non è un fatto di amicizia umana, è di amicizia spirituale, che è diversa. L'amicizia spirituale è diversa da quella umana. Quella umana è basata su determinati canoni. Se viene meno qualche cosa, uno si offende. Quella spirituale è la comunione di spirito. È la comunione di spirito. Dei livelli spirituali. Lode Gesù Cristo. So se mi spiego. Quei tre avevano una comunione, un livello spirituale diverso dagli altri nove. Lode Gesù Cristo. Non era un fatto che il Signore voleva, aveva un club con degli amici, di quelli più intimi. No. Gesù rappresentava il Padre sulla terra, quelli che lo seguivano nei momenti più difficili e più intimi, quelli che sentivano questa intimità con Lui. Basta. Era un livello spirituale diverso. Prese con sé Pietro, i due figlioli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Voglio leggere da un'altra traduzione. Versetto 38. Allora disse ai tre discepoli: una tristezza mortale mi opprime. Vedete, nel corpo, nella natura umana, c'è la paura. C'è la tristezza, c'è l'angoscia. È nella natura umana. Ma Gesù qui ci mostra che vince e ci mostra come vince questa natura. Anche Gesù ha avuto queste prove. A volte quando noi siamo angosciati, contristati, c'è una tristezza dentro. Lode Gesù Cristo. Allora disse ai tre: una tristezza mortale mi opprime. Fermatevi qui e restate svegli con me. Andò un po' avanti, si gettò con la faccia a terra e si mise a pregare. E diceva: Padre mio, se è possibile,
allontana da me questo calice di dolore. Questa è la preghiera di Gesù. Dice però, non si faccia come voglio io, ma come vuoi tu. Vedi? Qua, in questo passaggio, capiamo il mandato. Gesù, mandato di Dio. Vedi? Quando uno porta un mandato, quando uno è mandato e non fa la sua volontà, dice queste cose. Non sia fatta la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Chi vive il mandato è una garanzia nel popolo, perché non porta il suo, ma porta un incarico, una delega, e deve portare, diciamo, e deve essere attinente alla delega che ha ricevuto. Non quello che sente, ma ciò che, da cui proviene, da cui è stato mandato. Dice, non la mia volontà, ma sia fatta la volontà tua. Poi tornò indietro verso i discepoli, ma trovò che dormivano. Allora disse a Pietro, così non avete potuto vegliare con me neppure un'ora? Dice, vi ho chiesto di vegliare con me, di pregare e vegliare con me almeno un'ora. State svegli e pregate per resistere nel momento della prova. Perché la volontà è pronta, ma la debolezza è grande. Perché la volontà è pronta, ma la debolezza è grande. E Joshua, mi porti la... questa è la vecchia traduzione? Eh? Mettimi quella vecchia, per favore. Versetto 41. Vegliate ed orate e pregate, affinché non cadiate in tentazione, perché lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Qua lo chiarisce in maniera proprio chiaro, chiaro, chiaro. La carne è debole. Vedi perché io leggo diverse traduzioni? La carne è debole. Cioè la natura umana è debole. Noi abbiamo una natura che è debole. È debole, pure la sua. Era debole. La natura umana di Gesù era debole, ma lui era ripieno dello Spirito di Dio. E poi compie qualcosa che lascia a noi questa traccia. La lascia a noi questa traccia. Pregate, vegliate, affinché non cadiate in tentazione. Vedi cosa fa la preghiera, fratelli? Vedi, dice, stai sveglio. Questa traduzione dice, state svegli, sii sveglio. Cioè significa stai attento, stiamoci attenti. Non significa questo? Stai attento, stai attenta, stiamoci attenti e pregate stai attento e prega. Chi è che è uno che sta attento? Uno che è sveglio e che veglia. Che in alcune, qua dice vegliate, qua dice stai sveglio. Non ti assopire, non ti addormentare, ma veglia, cioè controlla. Controlla. Stai attento a non cadere nella tentazione. Lode Gesù Cristo. Cadere nella tentazione dipende da noi. Questo ci dice. La carne è debole, una giustificazione. Io ti risponderei in maniera proprio
La carne ha desiderio contrario a quello dello spirito. La carne ha desiderio di peccare, ma il peccato produce la morte. Se uno sta male ed è nel peccato, dice, ma sto male, perché sto male? Perché non sopporto a volte la troppa santità? Perché non sopporto, dice, quando siamo nel culto, adoriamo il Signore? Lo sopporto. Perché c'è qualcosa dentro, installato, che tu non vuoi togliere. Quello non adora Gesù, quello non glorifica lo Spirito Santo, quello non ti permette di fare la volontà di Dio, non te lo permetterà né ora né mai. Se tu non lo togli, chi è che lo deve togliere? Chi è che deve togliere la radice amara? Chi è che deve togliere l'invidia, la gelosia? Chi è che la deve togliere? Che lo deve togliere? Il pastore? Tua moglie, tuo amico, tua sorella, tuo fratello? Io devo togliere, devo sradicare la radice. C'è una radice? Fornicazione? Adulterio, carne debole, chi è che la deve togliere? Chi deve togliere le radici amare? Chi deve togliere la gramigna nel cuore? Io devo togliere quello che c'è in me. Bravo. C'è chi deve mettere il limite. Chi deve mettere il limite? Chi è che lo deve fare? Ai bambini provvedono i genitori, giusto? Noi ai nostri figli, a nostra volta i nostri genitori a noi. Dice, questi sono i limiti, vedi? Non andare oltre questi limiti, giusto? Tu digli a un bambino, fai quello che vuoi, mentre pensi di amarlo così tanto, dice, no, io sono un genitore moderno, io lo amo così tanto mio figlio, fai quello che vuoi. Mentre pensi di amare così tanto, io sono moderno, amo. E non gli dai i limiti, tu sei responsabile della sua vita. Qualsiasi cosa gli succede, Dio chiamerà a te, che gli hai tolto ogni limite. Figlio. Fai quello che vuoi, amore, amore di mamma, di papà, figlio. Io vedo che ancora i nostri figli maggiorenni, ormai i nostri figli sono quelli della mia famiglia, maggiorenni, ma ancora oggi noi siamo là a tracciare con Gabriele i limiti. Vedi questi limiti? Questi sono i limiti. Oh, vi do una notizia. Io li ho presi da mia madre sino a 26 anni. Dice, ma pastore, ma tu sei bravo. Certo. Dopo la cura, dopo la cura che ho ricevuto,
Vabbè, ognuno ha la sua. Peppe mi ha raccontato che suo padre l'ha appeso su un palo, l'ha legato su un... È vero Peppe? Eh? Mi ricordo. Vabbè, ognuno di noi ha le sue. Cioè, non... Se non c'erano per correttori i nostri padri, noi, io credo, non saremmo qua. Sapete? Che i nostri padri, che sono comunque, capitolo 13 di Romani, dice che non c'è autorità che non sia stabilita da Dio, sia quella familiare, quella naturale, quella spirituale. Non c'è autorità che non sia stabilita da Dio. Lode Gesù Cristo. E noi dobbiamo ringraziare. Dobbiamo ringraziare coloro che ci hanno corretti. Io l'altra volta ero con dei fratelli e dicevo, ora Peppe è emozionato quindi si alza perché sa che lo nomino. Io un giorno ho visto Peppe che veniva ripreso dal pastore Gilberto. E le riprensioni che noi avevamo non erano riprensioni. E mi ha sorpreso la risposta. Dopo un po' che eravamo nel suo ufficio, lui gli risponde: Gilberto, grazie, con un sorriso alla Peppe. Mi ha dato un insegnamento grande. Di ringraziare il Signore quando uno viene ripreso, quando uno viene corretto. Sai perché? Dice in Romani, dice in Ebrei, che egli corregge colui che egli ama. Poi continua, se ti dico quello che dice dopo, e li castiga pure quelli che ama, cioè... li castiga. Ora, no, e qua vi devo spiegare che significa questo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. In Apocalisse, capitolo 3, versetto 19. Tutti quelli che io amo, tutti quelli che io amo, li riprendo e li... Questa traduzione dice e li correggo. Gli do la correzione. Sii dunque zelante e ravvediti. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Capitolo 12 di Ebrei. Versetto 4. Voi ancora non avete resistito fino al sangue lottando contro il peccato. Sai perché il Signore
ci riprende e ci corregge, perché ci sta preparando alle prove più dure, quelle più forti, quelle che dice qua. Non avete resistito fino al sangue, quindi un livello di prove veramente alto. Lode Gesù Cristo. Dice, perché ci riprende e ci corregge? Perché ci sta fortificando. C'è stato ripreso qualche volta. Grazie a Dio nessuno qua si sente ripreso. Ti sei sentito ripreso, dai, a verità. Gigi è stato il primo, ha fatto così. Faccio vuoti. Alzate le mani. Io, sapete quante volte sono stato ripreso? Ho un curriculum pieno. Non sono perfetto. Sono stato perfezionato. Pure tu. Non sei perfetto. Perfetto. Inutile che mi fai il perfetto. Nessuno è perfetto. Tutti da perfezionare. Pure io. Ancora sono da perfezionare. Lode Gesù Cristo. Continuiamo. E avete dimenticato l'esortazione a voi rivolta come figli, come figliuoli? Figliuolo mio, non fare poca stima della disciplina del Signore. Non ti incavolare, non ti arrabbiare se viene ripreso. Ah mia, mi riprendi. Ah mia, non ti devi permettere. Quando uno si rizzella è così, il petto in fuori, è tipo, ha un'immagine soldatesca. Figliolo mio, non fare poca stima della disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso. Non ti perdere d'animo, perché il Signore corregge colui che Gli ama, flagella, questa traduzione penso che a qualcuno non piace. Flagella, cambiamo traduzione. Flagella ogni figliuolo che gli gradisce. Cioè, umanamente, se uno è qua e non è nello spirito, dentro di lui, sai quali sono i pensieri che gli stanno passando? Ma io sto Dio, non capisco. Ma sto Dio, questi cristiani, ma figliuolo, su pace. È capace che qualche pensiero del genere sta... Sta Bibbia, ma chi l'ha scritta poi? Che poi no, tutti i dubbi, tutto dice. Ma è a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. È una sorta di disciplina. Quando veniamo ripresi, quando uno non sopporta, poi dice che cos'è. E chi non prende la sua razione, poi ci dice che cos'è. Se sei figlio, ognuno, qua ci sono figli. Figli, fatemi vedere, figli. Siamo in buona compagnia. E a scopo di disciplina che avete a sopportare queste cose. E Dio vi tratta come figliuoli, poiché qual è il figlio che il padre non corregga? Oh, pastore, ma qua nel 2019
Non si deve permettere nessuno a me, perché c'è il telefono azzurro, giallo, telefono verde, telefono variopinto. Mamma mia. Ok. Per quelli che hanno questo tipo di ragionamento, che non è un ragionamento spirituale ma è carnale, poi te lo faccio vedere io chi sono io, te lo faccio pagare, non vengo, non servo. Ma il dispetto a chi lo fai? A me non me lo fai, certamente, perché io sono un amministratore delegato. Casomai al padrone di tutto. Disse il Signore a Samuele: non ti affliggere. So che sei afflitto, non ti affliggere. Che questi ce l'hanno con me. Ce l'hanno con te. Ma veramente, nella verità, ce l'hanno con me. È un fatto mio, non ti preoccupare, ora me la vedo io con loro. Il sistema, io, il sistema. Lode Gesù Cristo. Ecco perché dobbiamo stare attenti a non cadere poi nella correzione. Se il Signore ti riprende, rientra subito, perché poi scatta, come dire, no? Scatta la legge, scatta il resoconto, scatta la correzione, scatta il castigo. Capite? Io a Michi e ai miei figli gli facevo, durante il culto si facevano, carino si ricorda, facevamo così, così basta fare questo segno e tu vedevi da lontano. C'era la verga a casa, c'era la verga pronta. Solo la verga là. Lode Gesù Cristo. Dice che se siete senza la disciplina della quale tutti hanno avuto la loro parte, siete dunque bastardi e non figliuoli. Se non hai avuto la tua parte, io dico, diventa figlio, mettiti in fila. Dice, Signore, ma come mai non mi hai mai ripreso? Non è che sono io troppo... Se qualcuno non ha ricevuto mai una riprensione, perché guarda, perfetti non esistono. Quindi chiede, Signore, ma se c'è qualche difetto, Signore, ma lo vuoi correggere? Per favore, se tu glielo chiedi, Dio ti corregge. Corregge colui che gli ama. Se tu non ti fai amare dal Signore, vuol dire che non lo ami, vuol dire che non ti fai correggere. Se non lo ami, non ti fai correggere. Ecco, siamo entrati, dice, pastore, ma non potevo predicare. Abbiamo divagato sulla correzione, ma è lo Spirito Santo, fratelli. Inoltre abbiamo avuto per correttori i padri nostri nella carne e li abbiamo riveriti, osannati perché ci hanno ripresi, è vero? Con i fratelli ogni tanto mi racconta qualcuno dei suoi passati, correzione dei padri. Io mi ricordo Natale, mi raccontava le sue. Suo padre era un pugile. Ognuno ha avuto i suoi. Enzo, ho avuto troppo sorriso. Tu niente. No, io, lo so. Carino mi ha alzato la mano e dice, mamma mia, quando me nomino? Lui ha avuto correzione.
tutti, Karim, tutti coloro che sono amati, che amano, tutti coloro, ti dico una rivelazione, Karim, tutti coloro che amano vengono corretti. Perché uno pensa, ma io che ti amo, mi correggi, cioè mi hai tradito quasi quasi, perché mi hai corretto? E uno gli dovrebbe rispondere, ma da dove vieni? Da quale paese vieni? Tu sei corretto perché sei amato. No, perché sei amato non sei corretto. Se sei amato vieni corretto. Ciccio, sei stato mai corretto dal pastore? Quindi che significa? Tu mi devi dire l'uguaglio, che cos'è? Uguale a? Amore. Il pastore mi ama. La correzione è non fare, non fare, non fare. Ti dovresti preoccupare se ti dico fai, fai, fai. Tu devi fare il bene, devi servire, devi amare, devi diventare eccelso. Per tutti. Lode Gesù Cristo. Dice, abbiamo avuto per correttori i padri della nostra carne, li abbiamo riveriti. Non ci sottoperremo ancora noi molto di più al Padre degli Spiriti per avere vita? Perché la correzione ci dà vita. Diglielo al tuo vicino. La correzione ti dà vita. Dino, vedi che... Diglielo, diglielo. Mano, fatelo dire da papà. Ti correggio papà? Vabbè, una volta. Più mamma o papà? Todos. Lode Gesù Cristo. Io tornavo tardi a casa. Ma avevo la mia predicazione. Avevo mia madre che mi faceva la predicazione. 10 minuti, un quarto d'ora di predicazione sul perché non dovevo rientrare. E io dico, Signore, grazie. I nostri figli, stesso iter, mica mi guarda, veramente noi lo facciamo prima. La predicazione la facciamo prima. Lode Gesù Cristo. Ma Dio perché ci corregge? Affinché noi abbiamo la vita. La vita. È importante la vita secondo te? C'è una cosa più importante della vita? Dimmi. Il vestito, il mangiare è più importante della vita? Il denaro è più importante della vita? La casa, la macchina? Il tuo orologio Braille? Tua Mercedes è più importante della tua vita? Se no, perché non ce l'ho. Lode Gesù Cristo. È la vita la cosa più importante, giusto? È Dio che è l'Iddio della vita, ci indirizza a conservare la vita, anzi a crescere nella vita. Quelli infatti che per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano. Ma guarda qua, c'è proprio una predicazione sulla correzione. Quelli infatti per pochi giorni, come pareva loro, ci correggevano. Ma egli lo fa per l'utile nostro. Perché lo fa? Per l'utile nostro. No, pastore, io ti faccio vedere. Vedi che io sono un amministratore delegato. Ti ricordo che io sono un amministratore delegato. Vedi che l'azienda non è la mia. Cioè vi ricordo che la Chiesa non è la mia. Che il Regno di Dio non è mio. Cioè, non fate un torto a me. Certo, mi affliggo. Ma il torto, quando uno sbaglia, chi lo fa, secondo te?
Lode Gesù Cristo. Quando uno fa uno sbaglio, un errore, una presa di posizione, una ribellione, e dice il popolo si ribellò, Mosè, ma che si riunirono, erano in tre, sempre tre. Ma sto Mosè, ma che ma... Secondo me non va bene, sì, hai ragione pure tu, non va bene, ma chi gli ha dato il mandato a questo? No, questo si è alzato e Dio gli ha parlato, ma è... Siamo impazziti. A sto Mosè, dove ci sta portando? Dice che quel giorno si aprì la terra, proprio... Perché si aprì la terra? E l'inghiottì. Perché era una ribellione. Sì, a Mosè, ma era una ribellione. Verso il capo dei capi, il padrone dei padroni, il signore dei signori, il re dei re, l'Iddio nostro. Dice, si aprì la terra, boom, e sparirono, furono inghiottiti. Egli lo fa per l'utile nostro, affinché siamo partecipi della sua santità. Santità. Vedi? Affinché siamo partecipi della sua santità. Lode Gesù Cristo. Ora ogni disciplina sembra, è vero, per il presente non essere causa d'allegrezza, ma di tristezza, di tristizia, dice qua, di tristizia. Però rende poi un pacifico frutto di giustizia a quelli che sono stati per essa esercitati. Perciò, rinfrancate le mani cadenti e le ginocchia vacillanti e fate dei sentieri diritti per i vostri passi, affinché quello che è zoppo non esca fuori di strada, ma sia piuttosto guarito. Lode Gesù Cristo. Alziamoci in piedi. Alleluia. Voglio tornare a Matteo per concludere. Vegliate, versetto 41. E pregate affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, ma la carne è debole. Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò dicendo, Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre me, senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato, li trovò che dormivano, perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli, andò di nuovo, terza volta. Andò a pregare tre volte, per la terza volta. Pregò per la terza volta, ripetendo le stesse parole. Quali erano le stesse parole? Padre mio, se è possibile, passi oltre me questo calice. Ma pure, non come voglio io, ma come tu vuoi. Pregò tre volte così. Poi venne ai discepoli e disse loro, dormite pure ormai, riposatevi, ecco l'ora è giunta, che il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco, colui che mi tradisce è vicino. E qua il Signore ci insegna per resistere alla tentazione e per superare la prova. Lui ha resistito alla tentazione della carne. Eh? Qual era la tentazione? Quello della? Lo dice, abbiamo letto, della carne. La carne è debole, la carne è contraria all'opera di Dio. E per resistere, cosa fece Gesù? Ci ha mostrato e ci ha detto, vegliate e pregate, siate svegli, state attenti e pregate. Che cosa ha detto Gesù? Vegliate e pregate. Sarà... Io, grazie a Dio, nella nostra comunità sta crescendo il sentimento e il desiderio della preghiera. Io, come in qualche maniera, come Neemia, sto ricostruendo
voglio ricostruire le brecce che sono cadute dentro di noi, con le brecce che sono state, come dire, abbattute dal nemico. Seguite quello che il vostro pastore vi dice nello spirito, nelle azioni spirituali. Dio sta ricostruendo quelle brecce che sono state abbattute dal nemico. Io vi posso dire che la Chiesa sta crescendo, ma sta crescendo non solo in numeri, ma nella dimensione spirituale, perché segue. Certo, c'è sempre qualcuno che manifesta contrarietà, è normale. Gesù aveva il suo Giuda, uno che lo contrastava sempre. Alleluia, lode Gesù Cristo. Ma Dio vuole ricostruire le mura, vuole fortificarci nello spirito, vuole ristabilire le mura di Israele, le mura che sono state abbattute dentro di noi, e ci sta dando un indirizzo per superare le prove, per non cadere nella tentazione. Fratelli, la tentazione è forte, la carne è debole, le tentazioni sono tanti, più andiamo avanti più saranno più forti, e allora dobbiamo stare attenti e pregare per non cadere e per superare. Gesù cosa fece? Lui andò, pregò 3 volte nella stessa maniera, ha insistito, ha continuato tutta la notte, perché gli disse, ma neanche un'ora, andò 3 volte. Lode Gesù Cristo. Per resistere, per superare la prova. Sei nella prova, hai delle prove da superare, sei tentato, tutti in questa natura passiamo da queste prove, tutti, ognuno di noi, ma il Signore ci sta dando l'indirizzo, la via per superare ogni tentazione, per resistere alle tentazioni e per vincere le prove. Vegliare e pregare. Come ha fatto Gesù? Chi l'ha fatto? Io inorridisco, l'ho detto stamattina, inorridisco quando sento pastori che dicono no, pregare è un tempo perso, ma dobbiamo agire. E come agisci se non sei collegato con lo Spirito Santo? Come agisci se non hai gli strumenti per poter combattere? Con quale strumento vai a combattere? Con la tua natura carnale? Con gli strumenti di questo mondo? Con la sapienza di questo tempo o con lo Spirito di Dio, con la carica di Dio? Capite? Gesù aveva bisogno di pregare. Gesù pregò. Tu, io siamo più di Gesù? C'è qualcuno che è più di Gesù qua? Che non ha bisogno di pregare, perché Gesù aveva bisogno. È morto il cane, è morto il gatto, è morto un nonno, un bisnonno, parente. C'ho un funerale. Signore, abbimi per scusato. Così dice la Bibbia. C'ho 2 buoi, devo andare a provarli. Ho comprato un campo. Lode Gesù Cristo. C'ho da fare. E come? Se ti devi ritagliare un tempo per i tuoi amici, i tuoi hobby, il tuo sport preferito, le 2 cose che tu ami, lo trovi il tempo. Ma questo tempo a chi serve? Al Signore o a noi? Serve a me. Io dico, il tempo che io dedico al Signore serve a me. Serve a me. Al nome di Gesù Cristo. Alleluia, gloria a Gesù Cristo.
Gloria a Gesù Cristo. Mentre i fratelli preparano la Santa Cena, vogliamo pregare il Signore. Chi sente può pregare.